la collaborazione di Olio San Giuliano Alghero, Ecco in Bar Oliena, Un Imposto Ceri di Letizia De Monte, Passeggiata a cavallo maneggia la cinta San Teodoro. With the quick fuse, I was uptight. Con la vittoria di Sogniende, Federico Mossa marca meglio per Mario Marras, a segno da un capo all'altro nella maratonina dei 2600 metri. Take a number, I was lightning before the thunder. Nel convegno pisano di domenica 9 febbraio si è ritagliato uno spazio anche la Sardegna che galoppa, grazie al capolavoro del puro sangue inglese di 4 anni Sogniende. Il cavallo, nato e allevato in Sardegna, ma ormai trapiantato a San Rossore, ha conquistato la sua terza vittoria in carriera, bagnando nei migliori dei modi il ritorno dei colori del suo allevatore, il signor Mario Marras di Burgos. Un costo fenomenale, quello imbastito sin dal primo metro da Sogniende, montato da un bravissimo Federico Bossa. Il figlio di Sound of Desert, Jespy Lin, ha gestito a proprio piacimento i numerosi parziali che proponeva alla distanza dei 2600 metri, imponendo il proprio ritmo alla corsa in modo convinto. Al completamento dell'ultima curva i rivali sono chiamati a maggiore impegno dei propri interpreti, mentre Sogniende filava via lungo la corda e con grande gamba si metteva al riparo, rendendosi imprendibile da Big Muschietteri e Destination Glam. Sogniende fa scorrere i metri, cerca il palo, entra ora in apnea, rincorso al largo da Big Muschietteri e da Destination Glam, all'interno a Tommy Tony. Sogniende ancora in vantaggio, prova a portarla a termine questa fuga vittoriosa, se la meriterebbe, ma Big Muschietteri e Destination la Clam guadagnano tantissimo, il palo è lì, Sogniende. Una vittoria figlia della passione che incarna perfettamente la cultura dell'ippica sarda. A fine corsa abbiamo sentito il jockey Federico Bossa. Federico Bossa, da Villacido ci troviamo a Pisa. Sì. Una cosa in comune, la Sardegna ha trionfato oggi con Sogniende, i nuovi colori del signor Mario Marras, sì. Un capolavoro tattico e tecnico di Sogniende. E tuo? Grazie. Oh, sono contento per Mario e per tutto il team. Un cavallino d'oro, dai, sempre al palo. Aveva vinto a Milano, poi qua secondo me subisce un po' la pista. Mi ha fatto notare questa cosa qua, le due corse che l'ho montato. Allora abbiamo provato, perché lo prendevano un po' in velocità addirittura. Allora ho provato a levargli lo spunto agli altri, a cercare di anticiparli. Il cavallo è andato alla grande, lo spinto è arrivato fino in fondo. Oggi sicuramente forse la sua miglior corsa della carriera, per come è venuta, per come ha gestito i parziali comunque. Sì, sì. C'era un po' di andatura lì a parte iniziale dei corsi. No, assolutamente. Senti, tu che lo monti, futuro per questo cavallo? Sì, certo, vabbè, adesso magari non montiamoci la testa, però sicuramente può salire anche qualche gradino nell'ambito degli handicap, sicuramente. Poi lui sul terreno molto pesante migliora ancora. Cavallino divertente, dai. Ok, complimenti. Per restare sempre aggiornati sul galoppo sardo e non solo, mettete mi piace alla pagina Facebook ufficiale SpoonRiver.biz e iscrivetevi al canale YouTube SpoonRiver Biz Channel.